Poteva sembrare la svolta per la Torre Tintoretto dopo 7 anni di aste deserte, di polemiche, di esperimenti falliti di sviluppo edilizio popolare. Dopo tutti questi anni sarebbe stata venduta e i cantieri potrebbero partire finalmente nel 2021. Ma ci sono ancora tanti, troppi nodi da sciogliere legati alle procedure, alla documentazione, legati in primis alla riunione per la gara per poter realizzare il progetto per la zona. Io come cittadino ho sollevato un rilievo dicendo che mancava un requisito fondamentale che era il bilancio, perché era previsto un bilancio almeno in pareggio, non sicuramente in negativo, in rosso, e questa nuova società non poteva presentare il bilancio. Questa cosa ha previsto il rinvio della riunione. In questa riunione telematica hanno attribuito alla ditta la possibilità di diventare proprietaria e adesso dovranno attivare tutta la procedura per la progettazione, perché questa acquisizione a 1.300.000 erotti della Torre Tintoretto prevede però che chi acquisisce presenti un progetto di fattibilità per fare un numero di alloggi che è previsto dal bando, quindi la cosa non è finita, deve essere ancora valutata. Il bilancio non c'è, hanno presentato documentazione che il sottoscritto chiederà con l'accesso agli atti, che dovrebbe, diciamo, sostituire l'assenza di bilanci. L'unica cosa che è da sottolineare è che in realtà le società precedenti a questa, che hanno costituito questa nuova società che è stata, a cui è stata aggiudicata la procedura, queste società avevano negli ultimi anni bilanci in rosso. Successivamente faremo anche un approfondimento per quanto riguarda la documentazione progettuale che è stata presentata. C'è poi la questione dell'amianto. La Tintoretto è stata registrata correttamente presso la TS di Brescia e quindi prima di intervenire bisogna fare un'adeguata verifica dei piani di smaltimento dell'amianto.